controllo, vediamo le lettere. TA o finale, terzo elemento, a voi. Allora, avere controllo. Andrea, puoi parlare liberamente. Avere tatto. Allora, avere tatto, quindi avere un controllo di, magari della persona che c'è di fronte. Tatto. Non lo so. Allora, se la controllo, che cosa può essere? Prima il era controllo di blocco, quindi... Esatto. Avere. Adesso avere controllo, avere un autocontrollo. Il tasto di controllo esiste? Sì. Il tasto di controllo sulla tastiera. Però non penso, vabbè. Poi tappo, abbiamo però. Tappeto. Il tappeto si dice che si fa un controllo a tappeto. Sì, ok, ci sta bella questa. Sì. Poi, per quanto riguarda controllo, che altri significati c'ha controllo? Il controllo magari quando mamma viene a controllare se è rimessa a posto la camera. Sì. Se controllo avere, come dicevamo prima, tarato, un controllo quando magari controlli qualcosa in chimica, se è ben tarata, però. La bilancia, talco. Magari. Talco di controllo. Tavolo. Di controllo. Però boh. Tappeto secondo me è molto bello. Tappeto si dice proprio un controllo a tappeto. Anche quindi ad esempio più, anche negli aeroporti ogni tanto fanno i controlli a tappeto. Riguardo, magari ci hanno avuto un allarme. Autocontrollo, tipo avere auto, temperamento calmo. Tasto, avere tatto. Tatto inizialmente. Abbiamo detto tasto, però avere tatto non è avere controllo. È il momento, Andrea, mi date la parola o comprate il terzo elemento? Noi la proviamo. La provate? Sì. Perché ci suona bene ed è tappeto. Toglietevi le cuffie. Tappeto, adesso valutiamola anche con il nostro terzo elemento, sì. Magari. Però non l'avete comprato io. Perché ero... Ti ho sentito, bello come ragionamento, controllo a tappeto. Allora, facciamo così, vediamo prima la parola di questa sera. Eccola, attenzione. La parola era tagliando, il nostro terzo elemento era il seguente, buono, perché il tagliando di controllo è proprio il talloncino sulle confezioni di prodotti che costituisce proprio la prova d'acquisto, il tagliando è anche un controllo per la macchina, eccetera. E il buono è un tagliando spendibile alla cassa per sconti o promozioni. Va bene, dai, siete campioni, per cui con voi ci rivediamo domani anche con voi amici a casa. Adesso la parola va al TG1.